Buongiorno. Tramite questo video vorrei presentarvi TimeToast, un'applicazione web tramite la quale è possibile creare delle linee del tempo, ovvero timeline. Attraverso il sito www.timetoast.com possiamo accedere alla home page dell'applicazione. Da qui possiamo visualizzare le timeline pubblicate in precedenza, cercare di specifiche, iscriverci o accedere al servizio. Scorrendo la timeline, inoltre, possiamo notare delle immagini che descrivono brevemente l'applicazione. In fondo noteremo invece delle timeline pubblicate da altri utenti. Come notiamo, l'applicazione è in lingua inglese, però utilizza un linguaggio semplice e quindi molto comprensibile. Ora, tramite il pulsante Get Started oppure Sign Up, possiamo registrarci. La registrazione è obbligatoria per creare delle timeline, mentre non lo è per visualizzare e utilizzare quelle pubblicate. Come notiamo dalla schermata, esistono tre profili utenti, uno gratuito, uno Basic e uno Pro. La differenza principale fra il profilo Basic e Pro è il numero di utenti con il quale è possibile collaborare. Il profilo Basic ne ha fino a 5, quello Pro fino a 35. Il profilo gratuito invece presenta, come notiamo, delle limitazioni, quali l'impossibilità di collaborare con altri utenti, una sola timeline privata, le altre devono essere per forza pubblicate, e la presenza di pubblicità estranea. Ora accediamo finalmente all'applicazione. L'iscrizione può essere fatta attraverso email personale oppure social network quali Facebook. Finalmente possiamo creare la nostra timeline attraverso il pulsante Add Timeline. In questa maschera inseriremo i dati principali della linea del tempo, quali il titolo, lo stato pubblico o privato, la categoria di appartenenza dell'argomento trattato e, se vogliamo, un'immagine di copertina. Create Timeline. Possiamo ora aggiungere date o eventi attraverso il pulsante Add Event e possiamo arricchire il nostro evento con titoli, didascalie, link esterni e immagini. Vi farò ora vedere una timeline già realizzata, quindi un prodotto finito, ovvero la biografia di Dante Alighieri. In pochi secondi visualizzeremo la timeline dalla quale possiamo ingrandire i vari eventi, come la nascita o la Divina Commedia. È inoltre possibile visualizzare la timeline come una lista di eventi. Cambia ovviamente il layout. Questa è TimeToast, un'applicazione utile, divertente, ma soprattutto semplice. Grazie per l'attenzione.